La Stock di Trieste, augurandovi buon ascolto, vi ricorda tre modi per gustare la prestigiosa qualità del suo brandy. Stock 84, Royal Stock, Stock Original, la grande tradizione del brandy. E se vi piace una grappa naturale, genuina, Iulia, la grappa di carattere. Tutto il calcio minuto per minuto. Gentili ascoltatori, buongiorno. Dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi, stiamo per collegarci con Torino per Juventus alla Nerossi Vicenza, con Varese per Varese Napoli, Cagliari per Cagliari Torino, Terni per Ternana Milan, Foggia per Foggia Como, Ferrara per Spal Catanzaro. Ai microfoni Enrico Ameri, Sandro Ciotti, Mario Guerrini, Claudio Ferretti, Enzo Foglianese, Ezio Luzzi. Primi tempi, linea a Torino. Al Comunale di Torino, Juventus 4, Vicenza 0. A voi Varese. A Varese Napoli 1, Varese 0, a voi Cagliari. Al Sant'Elia, Cagliari e Torino 0-0, a voi Foggia. Foggia, Foggia 2, Como 0, al via del secondo tempo, a voi Ferrara. Ferrara, Spal 0, Catanzaro 0, a voi studio. Gli altri primi tempi, a Bologna, Bologna 2, Cesena 0, a Milano, Internazionale 0, Roma 2, a Roma, Lazio 1, Ascoli 0, a Genova, Sampdoria 2, Fiorentina 2, i cenni di cronaca, via Torino. 50.000 al Comunale di Torino, giunti da ogni parte d'Italia e anche dall'estero per salutare il 16° scudetto juventino. Entusiasmo sugli spalti, un po' meno sul campo dove il gioco a tratti langue. La giornata del resto è molto calda, quasi afosa. Il Vicenza si presenta privo di Bardin, Gorin, Ferrante, Sormani, Macchi e Berti, che sono infortunati. Mentre la Juve può disporre delle formazioni che Parola giustamente dice che è quella tipo, ma alla conquista dello 16° scudetto hanno dato il loro contributo più che determinante anche Altafini, Viola, Spinosi e Longobucco. Il Vicenza chiude il primo tempo con un forte passivo, ma i gol potevano essere anche di più. Evidentemente la rassegnazione ha tolto ogni entusiasmo ai giocatori vicentini. Passiamo alla cronaca mentre sta per avere inizio il secondo tempo. Un angolo per il Vicenza, un atterramento di Bettega al limite non rilevato da Michelotti e una grande parata di Surfaro su forte tiro da lontano di Gentile caratterizzano i primi 5 minuti di gioco. Al settimo il primo gol della Juventus, tira Causio un calcio d'angolo dalla sinistra, entra Damiani e l'ex vicentino segna di testa. Al 12° Bernardi, Sinario, Ventina ha un buon pallone da giocare, ma su intervento di Furino l'azione suma. Al 15° è proprio Furino a tentare la via del gol dopo che Rigoni ha preso il posto dell'infortunato Galluppi, ma al suo tiro molto forte, seppure ancora Surfaro in tuffo, devia la palla. Ancora una palla buona per Savoldi che va a terra al momento di concludere e al 20° Surfaro di pugno sventa un colpo di testa di Bettega su cross di Furino e ancora di Bettega il colpo di testa che va fuori e con cui si conclude al 22° un altro attacco juventino. Al 29° Bettega, quasi un premio alla sua caparbietà, va in gol con azione personale che lo porta con il pallone al limite dell'area da cui tocca un raso terra che entra sulla destra di Surfaro a fil di montante, mentre la folla incita a gran voce Anastasi perché segni un gol. Il Vicenza tenta qualche timido approccio alla porta di Zoff che non corre mai seri pericoli e al 36° Anastasi risponde all'appassionato richiamo della sua folla segnando un gol davvero molto bello. L'azione prende l'avvio dal mancato intervento di un difensore al centrocampo che dà via libera al centravanti juventino, il quale giunge solo in aria, gira Surfaro che si protende inutilmente fra le sue gambe e segna a porta vuota. Al 38° il quarto gol della Juventus lo segna Damiani che su azione d'angolo schiaccia di testa a terra il pallone che sul rimbalzo batte Surfaro. Il tempo si chiude con un forte tiro di Cocureddu che colpisce l'esterno della rete. 4-0 il risultato del primo tempo, il secondo sta per iniziare adesso. Ricordiamo i marcatori, Damiani al settimo, Bettega al 27°, Anastasia Damiani al 35° e al 38°. A voi Varese. Dove il Napoli è in vantaggio al 5° della ripresa sul Varese per 1-0 grazie alla rete messa a segno da Massa al 34°, sugli sviluppi di un cross di Clerici da sinistra sul quale Braglia interveniva di testa. Fabris ribatteva con bravura ma Massa, irrompendo da sinistra e da posizione non facile, riusciva a riprendere e a mettere a segno con un corto diagonale di sinistra. In precedenza il Napoli aveva premuto con disinvoltura persino eccessiva, tanto da rischiare più del dovuto in difesa, soprattutto all'11° quando Sperotto sprecava maldestramente in contropiede con un tiro sbilenco. Successivamente al 12° Carmignani ribatteva una deviazione di testa di libera e al 22° Braglia andava vicino al gol mettendo di pochissimo alto di testa su parabola di Rampanti su punizione. Lo stesso Rampanti impegnava severamente Fabris al 26°. Il portiere varesino fermava anche un tiro dai 16 metri di Giuliano al 27° e deviava in angolo con la collaborazione di Borghi una saetta di Esposito al 32°. Dopo il gol napoletano già descritto, arrivava al 44° l'episodio del gol varesino annullato per presunto fuorigioco di Libera, autore del punto. Accadeva che Sperotto, nei pressi del vertice destro dell'area napoletana, tirava al volo in modo tanto impreciso che il suo tiro si trasformava in un cross per Libera che era a contatto con Bruscalotti. Il numero 11 varesino riusciva a mettere in gol, ma Lattanzi annullava, ripetiamo, ritenendo irregolare o il controllo o più probabilmente la posizione del marcatore. Peraltro nell'azione contestata Libera si infortunava, ma ha ripreso a giocare, ci sembra, in condizioni di normale efficienza.
Il Varese ha ricevuto, il Varese e il suo pubblico, il trofeo internazionale contro la violenza negli stadi, messo in palio dalla Federcalcio. Il trofeo è stato consegnato ai dirigenti del Varese prima dell'inizio della partita. Sta dirigendo la Stanzi davanti a asfalti gremiti, fa molto caldo. Ripetiamo la situazione al sesto della ripresa. Napoli 1, Varese 0, a te Cagliari. Al secondo del secondo tempo, Cagliari e Torino sempre 0-0, poche emozioni almeno sinora in questa partita, sulla quale pesa evidentemente non solo l'ormai definita classifica delle due squadre, ma anche la giornata particolarmente calda. Qui a Cagliari ormai scoppiata l'estate. Comunque delle due formazioni, quella che può guardare con maggior interesse, o perlomeno che dovrebbe guardare con maggior interesse ai due punti in palio, è quella torinese, che conta di qualificarsi per la Coppa UEFA. I Granata, peraltro, sul piano del ritmo e del gioco, sono sullo stesso livello dei loro avversari. Si gioca soprattutto a centrocampo, ma con una certa confusione da entrambe le parti. Da segnalare solo qualche spunto isolato. Al decimo un bel cross di Gori, perfetto stacco di testa di Virdis e gran volo di Castellini che devia in angolo. Alla mezz'ora punizione di Nenè, di testa sfiora il gol Bianchi, il più attivo del Cagliari a centrocampo. Qualche bel disimpegno del torinese Graziani e un bel tiro al volo di Pulici concludono il primo tempo. Esordisce oggi in Serie A con la maglia del Cagliari il 18enne Vito Graziani, romano centrocampista proveniente dall'Almas, con cui ha disputato 10 partite in Serie D. Arbitra Gianluisi di fronte a 20.000 spettatori, gli angoli 4-3 nel primo tempo per il Torino. Il risultato, mentre si gioca il terzo minuto del secondo tempo, 0-0 tra Cagliari e Torino. A voi Terni. Attenzione Terni, Claudio Ferretti, chiamiamo. Allora passiamo la linea a Foggia, ricordiamo a Enzo Foglianese di ripassare la linea a Terni più tardi. Grazie, via Foggia. Sempre Foggia 2, Como 0 e siamo al settimo minuto della ripresa. Un gran primo tempo del Foggia dopo una vampata iniziale del Como che rivela una gran voglia di vincere, poi le contromisure tattiche portano il Foggia più pericolosamente in zona di tiro, soprattutto per gli affondi di Inselvini e Pavone. Gli scatti di Inselvini aprono frequenti squarci nel pacchetto difensivo del Como. Al dodicesimo una gran sventola di Pavone da 20 metri impegna Rigamonti in sofferta deviazione in angolo. Il gol è un capolavoro di perfezione stilistica corale. Al 28esimo Sali intercetta metà campo, apre sulla sinistra per Lorenzetti, diagonale verso il centro sul limite dell'area con inserimento in corsa di Pavone, controllo, girata di sinistro, palla tangenziale per Inselvini che segue l'azione da destra, un tocco e pallone folgorante dal basso in alto da non più di 5-6 metri, 1-0. Il Como potrebbe pareggiare al 37esimo con lo stopper Frontolan lasciato perfettamente libero in proiezione offensiva, una coraggiosa uscita di Trentini evita l'1-1. Una deviazione in angolo dello stesso Trentini al 41esimo sul tiro di Tardelli, poi il Foggia va in contropiede con altra manovra perfetta. Inselvini, Pavone e servizio sotto rete per Bresciani che si limita a spingere oltre la linea di porta. Siamo al 44esimo, 2-0 e fine del primo tempo. Al primo della ripresa il Como sostituisce Olivieri con Martini. Siamo al settimo minuto, il Foggia a sua volta sostituito con Borgo Inselvini che si è infortunato al settimo minuto. Siamo ora all'ottavo, Foggia 2, Como 0, a voi Terni. Pronto, qui Eterni. Allora spero di essere finito. Va bene Ferretti, perfetto. Grazie Bortoluzzi, finalmente siamo in collegamento. Siamo al nono minuto della ripresa. La Ternana è in vantaggio per 1-0 sul Milan. Ha segnato Benatti al 33esimo del primo tempo su calcio di rigore. Fra il caldo e il commiato della Ternana è abbastanza logico che gli spettatori siano pochi, ci saranno sì e no 10.000 tifosi sugli spalti. L'unico motivo di interesse è costituito dalla permanenza del Milan in zona UEFA. Arbitra il signor Gonella. La Ternana deve rinunciare a Crivelli, Valae in panchina, ma entra subito al settimo del primo tempo perché Gritti si infortuna. Il Milan è senza Maldera, Zecchini arretra, Betta e stopper. Inutile dire che Rivera non c'è, il che basta nonostante il disimpegno in campo a farne una partita storica. Il Milan attacca di più, ma per mezz'ora il gioco è a livello dopo lavoro, il nostro taccuino è bianco. Al 32esimo i rossoneri sfiorano il gol per sbaglio. Tiro di Benetti, rimpallo su Biasiolo e traiettoria che rasenta il palo. Un minuto dopo Petrini è stretto in area fra due avversari, Turone lo atterra e Gonella fischia il rigore, trasforma Benatti nell'angolo destro della porta di Albertosi. Subito dopo, su bel cross di Gorin, Bigon colpisce di testa e sfiora il palo. Angoli 4-1 per il Milan e tutto, siamo adesso al decimo del secondo tempo, sempre 1-0 per la Ternana. Passo la linea a Bortoluzzi. Va bene Ferretti, grazie. Così per completare la serie dei collegamenti chiamo Ferrara, Ezio Luzzi. Sì, eccomi qui.
qua, sempre 0-0 tra Spalla e Catanzaro, e il risultato almeno fino a questo momento, ora è il nono minuto della ripresa, è un po' lo specchio esatto di una partita che nel primo tempo è preceduta al piccolo trotto, anche perché il caldo è arrivato all'improvviso con particolare violenza. Alla Spalla sono mancati soprattutto nel primo tempo la grinta e il ritmo che hanno caratterizzato il suo campionato, sicché alla Catanzaro, ottimamente predisposto da Di Marzio, non riesce difficile controllare le mosse degli avversari. In effetti l'unica vera palla gol del primo tempo l'ha avuta il Catanzaro intorno al quindicesimo, quando Vignando ha smarcato in aria l'ala sinistra palanca, il quale ha girato al volo colpendo in pieno il portiere Grosso che stava uscendo alla disperata. Il resto soltanto ordinaria amministrazione. In questo scorcio di ripresa invece la Spalla è partita decisamente in avanti, ancora c'è un attacco da parte della Spalla, è entrato, mancato da parte di Manfrin una facilissima occasione, Manfrin poco fa aveva colpito la base del palo. 0-0, è un pomeriggio estremamente afoso, il terreno di gioco è in perfette condizioni, gli spalti sono gremiti, arbitra Barboni, ripete il risultato, Spal 0, Catanzaro 0, decimo minuto della ripresa, a te Bortoluzzi. Grazie Luzzi, ancora qualche minuto ora dallo studio, vediamo i primi tempi, le cronache dei primi tempi delle altre quattro partite. A Bologna, primo tempo, Bologna 2, Cesena 0, al settimo della ripresa 2-1, le reti al diciottesimo Trevisanello che raccoglie un cross di Ferrara, al 33esimo raddoppia Fiorini su azione personale. Al settimo della ripresa segna Bertarelli, calci d'angolo 5-3 per il Cesena, terreno buono 25.000 rispettatori, arbitra il signor Frasso. A San Siro, Internazionale 0, Roma 2, al quinto minuto segna Morini con un tiro raso terra dal limite, al 14esimo raddoppia De Sisti dopo una bella azione di Rocca. Calci d'angolo 3-1 per l'Internazionale, terreno buono 25.000 rispettatori, arbitra il signor Pieri. All'Olimpico, Lazio 1, Ascoli 0, 27esimo segna Garlaschelli su passaggio di Badiani, calci d'angolo 4-0 per la Lazio, terreno buono 50.000 gli spettatori, arbitra il signor Masce. A Genova, Sampdoria 2, Fiorentina 2. Al settimo minuto va in vantaggio la Fiorentina con Caso su corta respinta della difesa, al 17esimo pareggia la Sampdoria con Magistrelli su azione personale di contropiede, 24esimo va in vantaggio la Sampdoria con Valente su punizione calciata da Bedin, al 44esimo la Fiorentina pareggia ancora con Speggiorin direttamente su calcio di punizione. I calci d'angolo del primo tempo 6-2 per la Fiorentina, terreno buono 20.000 spettatori, arbitra il signor Rosario Lobello. Per la Serie B, situazione al decimo della ripresa, Alessandria 0, Avellino 0, Arezzo 1, Brescia 0, Palermo 0, Novara 0, Parma 0, Atalanta 1, Perugia 1, Genoa 1, Pescara 0, Brindisi 1, Taranto 0, San Benedettese 0, Verona 1, Reggiana 0. In Serie C, Teramo 1, Giulianova 0, Benevento 1, Catania 1. A me risto per passarti la linea, il tempo di intervento a tua discrezione. Grazie, via Torino. Sì, d'accordo, Bortoluzzi, sarà molto breve, dato ormai il risultato della Juventus che sta ottenendo. Parte in questo momento un altro tiro verso la porta, che è difesa in questa seconda parte dell'incontro da Ciaschini, che ha preso il posto del portiere Sulfaro. Ecco che il pallone è terminato sul fondo. Dobbiamo dirvi che ci sono stati due cambiamenti all'inizio del secondo tempo. Il Vicenza ha lasciato negli spogliatoi Sulfaro e ha schierato Ciaschini, il terzo portiere della squadra. Mentre Altafini, pochi istanti fa, salutato da un'ovazione della folla, è entrato in campo e ha lasciato il terreno di gioco. E ha lasciato il terreno di gioco Damiani, salutato anche lì da un caldo applauso del pubblico. Le reti sono state segnate finora tutte nel primo tempo, al settimo da Damiani, al 27esimo da Bettega, al 36esimo da Anastasi e ancora da Damiani al 38esimo. Attenzione a Meri, scusa, qui è Terni, la situazione è cambiata, al 14esimo ha pareggiato il Milan con Calloni su calcio di punizione, a te la linea. Ecco, seguiamo per qualche istante ancora il fraseggio nelle retrovie juventine da parte dei giocatori della retroguardia juventina. Ecco Morini che ha recuperato ancora la palla, la porta ridosso alla linea centrale del campo, la tocca in avanti il giocatore di destra per Gentile, che ha già varcato la linea centrale del campo, cerca di smistare sulla destra per Altafini, il quale gira un suo avversario, cerca di stringere verso il centro, poi viene fermato e riparte all'attacco della Nerossa Vicenza. 4-0 in favore della Juve, risultato fino a questo momento dell'incontro del Comunale di Torino. A te Ciotti. Grazie Mary, è il quarto d'ora esatto della ripresa qui a Varese, allo stadio di Vasnago, e il Napoli è ancora in vantaggio per 1-0 grazie alla rete già segnalata e messa a segno da Massa al 34esimo del primo tempo. Il Napoli gioca secondo il suo modulo consueto, con Burnice libero, la palma stopper, l'Esposito mediano di spinta, Massa alla tattica, Giuliano e Rampanti. Scusa Ciotti se ti interrompo, quinta rete della Juventus, Cucureddo è stato il marcatore esattamente all'11esima, a te la linea. Ulteriormente rotondo dunque il punteggio juventino, noi stavamo completando lo schieramento del Napoli.
segnalando che Clerici e Braglia, come al solito, sono le punte e Iuliano il rampante gli interni. Nel Varese il libero errore, chi lo sta per chinellato, il mediano a sostegno Maggiora, l'ala di raccordo Tre Soldi, gli interni Bonafè e Marini, le punte Sperotto e Libera. In avvio di ripresa il Varese si è fatto pericoloso in un paio di occasioni e soprattutto con un destro al volo di Tre Soldi al lato di un soffio. Scusa Ciotti, ancora Terni che interrompe, la situazione è ancora cambiata, il Milan è passato in vantaggio esattamente al quarto d'ora con un altro gol di Calloni, 2-1 per il Milan, a te la linea. Benissimo, doppietta di Calloni a Terni, dunque noi completiamo le note qui da Varese, segnalando che è entrato in campo il numero 14 Buglio per quanto riguarda la squadra di Maroso e il Napoli, forte del vantaggio, non sta rinunciando ovviamente ad attaccare, ma lo fa con maggiore attenzione tattica, ci riferiamo soprattutto al rispetto delle distanze standard tra un reparto e l'altro, di quanta non ne abbia esibita nei primi 45 minuti. È il 16esimo, ancora 1-0 la situazione in favore del Napoli, a te Cagliari. 12esimo al Sant'Elia, Cagliari Torino sempre 0-0, la squadra granata appare più autoritaria in questo scorcio di ripresa, al settimo ha anche sfiorato il gol con Pulici che ha deviato di testa un cross di Sala, il tiro di Pulici peraltro era imperfetto nonostante la buona posizione e quindi il pericolo è stato così scampato dalla squadra cagliaritana. Qualche parola sulle formazioni: nel Torino è venuto a mancare l'ultimo momento Agroppi, colpito da una leggera forma influenzale. Gli è subentrato Callioni con conseguente rivoluzionamento dell'assetto difensivo dei Granata che risulta così composto: Castellini, Lombardo, Callioni, Santin, Cereser, Salvadori. Nel Cagliari diversi gli assenti, tra i quali ricordiamo gli squalificati Butti e Roffi. Come già detto, esordisce il 18enne Graziani. Cagliari e Torino 0-0 mentre si gioca il 13esimo minuto del secondo tempo ed è in questo momento all'attacco il Cagliari con Bianchi 0-0, a voi Terni. A Terni siamo al 17esimo, il signor Gonella in questo istante ha tirato fuori il cartellino rosso, c'è un'espulsione ai danni di un giocatore del Milan, se non erro, per un fallo su Panizza, dovrebbe essere Picon l'espulso. Intanto vi dico che il punteggio è stato completamente ribaltato, 2-1 per il Milan con due reti di Calloni, al 13esimo c'era un atterramento di Gorin, un calcio di punizione dal limite per il Milan. Sembrava che dovesse tirare Benetti, invece effettuava un tiro a sorpresa Calloni, la palla colpiva i pali all'incrocio e poi si insaccava. Due minuti dopo Calloni in area, spostato sulla sinistra, faceva partire un bel rasoterra in diagonale che si infilava alle spalle del portiere del Ternana Nardin, era dunque il 2-1. Adesso c'è stata l'espulsione di Picon da parte di Gonella, il giocatore non si decide ancora ad abbandonare il campo, comunque Panizza, il giocatore della Ternana, si è tirato su, siamo al 18esimo minuto del secondo tempo, 2-1 per il Milan sulla Ternana. A voi Foggia. Il risultato non è cambiato, al 17esimo Foggia 2, Como 0, spetta al Como assumere l'iniziativa e tale è infatti la dinamica della gara. Il Foggia gioca comodamente di rimessa, meno incisivamente rispetto al primo tempo, anche perché ha dovuto rinunciare a Inselvini, propulsore della manovra d'attacco. Inselvini infortunato è stato sostituito da Borgo. Una uscita di Trentini a terra al decimo ed è la più grossa emozione della ripresa, insieme con un tiro di Pavone alto sulla traversa. Ritmo blando, risultato immutato al 18esimo, 2-0 per il Foggia. A voi Ferrara. Risultato invariato, Spal 0, Catanzaro 0 al 17esimo minuto della ripresa, gioco più aggressivo soprattutto da parte della Spal in questa seconda parte della partita. La difesa catanzarese ha corso un paio di seri pericoli e l'interno sinistro Manfrin ha colpito la base del palo alla destra di Pellizzaro. Sono stati ammoniti per proteste Papa e Pezzato. Quanto alle formazioni, nella Spal è assente Mongardi, il cui ruolo d'interno è occupato da Fasolato, mentre Lucchitta è schierato all'ala destra. Il Catanzaro gioca invece al completo, avendo l'allenatore Di Marzio recuperato, il terzino Silippo, lo stopper Maldera, il mediano Vignando e l'interno Braca. A voi studio. Qui è lo studio, a Bologna al 14esimo, il Bologna in vantaggio sul Cesena per 2-1. La rete per il Cesena, come dettovi precedentemente, è stata segnata al settimo minuto da Bertarelli sul rigore, un rigore concesso per atterramento di Bordon da parte di Maselli. Sento un rumore in cuffia, rumore d'ambiente, chi sì, deve intervenire? Sì, qui è Foggia, Bortoluzzi è sì. Foggia, il Foggia ha triplicato, quindi 3-0 e siamo al 19esimo, il gol segnato al 18esimo, non ho voluto interrompere prima, gol segnato da Lorenzetti per il Foggia, Foggia 3, Novara 0, ti riparto va la bene, linea. Foglianese a San Siro al 14esimo, la Roma è sempre in
vantaggio sull'Internazionale per 2-0. All'Olimpico al 15esimo Lazio 1 Ascoli 0. A Genova al 12esimo Sampdoria 2 Fiorentina 2. In Serie B sono cambiati due punteggi. A Perugia il Genova è passato in vantaggio. Questa è la situazione. Perugia 1 Genoa 2. A Verona raddoppio per la squadra locale. Verona 2 Reggiana 0 e passo la linea a Torino. Dove siamo giunti al 16esimo minuto del secondo tempo e ricordiamo il risultato ora di 5-0. Anche il nome di Cucureddo si è aggiunto a quello di Damiani, di Bettica e di Anastasi, che sono stati finora i marcatori della partita. Non ci sono particolari novità da segnalare qui a Torino. L'incontro, già si è detto, non ha molta storia. La Juventus si avvia a vincere il suo 16esimo scudetto conducendo la partita con il Vicenza per 5-0. Si tratterà ora di vedere con quale attivo la Juventus deciderà di festeggiare la conquista del suo 16esimo trofeo tricolore. Intanto c'è ancora una manovra difensiva da parte del Nerossi Vicenza, che cerca di portarsi in avanti, ma rare sono le minacce che la squadra riesce a portare sotto la porta di Zoff, impegnato in questo secondo tempo soltanto in una parata. Ecco il giocatore Vitali che cerca di farsi luce sulla sinistra, ma si allunga troppo il pallone termina sul fondo. Al 17esimo è sempre la Juve in vantaggio per 5-0 a voi Varese. Dove si gioca il 20esimo della ripresa, il Napoli è sempre in vantaggio per 1-0 nei confronti del Varese, avendo segnato nel primo tempo al 34esimo con Massa. Come già segnalato nel precedente intervento, il Varese ha mandato in campo il proprio numero 14, Buglio, in sostituzione di Libera. Buglio però si è schierato al centro dell'attacco, il suo oppositore infatti è la Palma, lo stopper centrale della difesa di Vinicio, mentre Spelotto si è allargato sulla destra e viene controllato a zona da Burnici. È ancora in attacco in Napoli con un palleggio di disimpegno di Rampanti, che ha chiamato in causa Landini e successivamente Clerici. Clerici si avvia verso il vertice destro dell'area di rigore. Varesina viene fischiato una punizione in favore dello stesso Clerici, già battuta da Rampanti verso il proprio numero 9. Cross di Rampanti, vola Fabris e interviene giusto in tempo per evitare l'intervento di Clerici. Siamo al 21esimo, sempre 1-0 la situazione in favore del Napoli. A te Cagliari. Al 18esimo al Santeria, Cagliari Torino sempre 0-0. C'è qualche spunto un po' spigoloso tra le due squadre, si accendono degli scontri, in particolare abbiamo visto Valeri e Graziani del Torino scambiarsi qualche colpo al limite del regolamento, mentre ai bordi del campo si preparano i due tredicesimi. Per il Cagliari dovrebbe essere Piras, per il Torino Ferrini. Cagliari e Torino 0-0, mentre si gioca il 19esimo minuto del secondo tempo. A voi Terni. A Terni siamo invece al 22esimo, il punteggio non è cambiato, il Milan, anche se adesso il Milan sfiora il terzo gol, ci sembra, con Benetti, con un tiro da lontano da circa 30 metri, il punteggio, vi dicevo, non è cambiato, è sempre 2-1 per il Milan sulla Ternana. Devo dire che però gli espulsi sono due, non soltanto Bigon è stato espulso, ma anche Panizza per scorrettezze reciproche. Al 19esimo, scusate, unica azione da segnalare, il cross di Benetti al centro dell'area di rigore per Calloni, colpo di testa del centravanti e palla alta sulla traversa. Siamo adesso al 23esimo, sempre 2-1 per il Milan sulla Ternana. A voi Foggia. Il Foggia conduce per 3-0, partita ormai a senso unico. Dopo il terzo gol segnato da Lorenzetti al 18esimo, nulla di particolare da segnalare. Delude un po' il Como, 3-0 per il Foggia al 22esimo. A voi Ferrara. Sempre 0-0 tra Spalle e Cadanzara al 24esimo minuto della ripresa. Da segnalare che nel Cadanzaro è entrato in campo il numero 13 Spelta in sostituzione del centravanti Piccinetti. In pratica il Cadanzaro gioca ora con un centrocampista in più e questo denota l'impressione di voler portare via, di voler conservare il punto. A voi studio. E qui allo studio nessuna novità ci viene segnalata dagli altri quattro campi. A Bologna siamo al 19esimo, il Bologna in vantaggio sul Cesena per 2-1. A San Siro al 22esimo, Roma in vantaggio sull'Internazionale per 2-0. All'Olimpico Lazio in vantaggio sull'Ascoli per 1-0 al 19esimo. A Genova al 17esimo, situazione di parità, Sampdoria 2 e Fiorentina 2. Vediamo ancora la Serie B: Alessandria 0, Avellino 0, Arezzo 1, Brescia 0, Palermo 0, Novara 0, Parma 0, Atalanta 1, Perugia 1, Genoa 2, Pescara 0, Brindisi 1, Taranto 0, San Benedettese 0, Verona 2, Reggiana 0. In Serie C: Teramo 1, Giulianova 0, Benevento 1, Catania 1, Via Torino. E siamo giunti al 20esimo minuto della ripresa, con la Juventus conduce sempre per 5-0, con la Juventus che in questo momento è riuscita a portare il pallone verso la linea centrale del campo. Ricordiamo che la Juve controlla a suo agio la partita e parte ogni tanto in velocissime puntate offensive sotto la porta difesa da Ciaschini, che ricordiamo ha sostituito Sulforo nella ripresa. Ecco la Juventus ai limiti dell'area avversaria, ecco Capello che tocca sulla destra per Furino, azione d'attacco juventina, scende Furino, piccolo passo, cross sotto porta, Ciaschini sta per uscire, colpo di testa di Altafini e pallone che termina sul fondo. Ricordiamo che Altafini ha sostituito
al nono minuto del secondo tempo Damiani. Il risultato è sempre di 5-0 per la Juventus. Ricordiamo ancora i marcatori: nel primo tempo al settimo Damiani, al 27esimo Bettega, al 36esimo Anastasi, al 38esimo Damiani e Cucureddu all'11esimo della ripresa. A voi Varese. Dove si gioca il 25esimo della ripresa e qualche secondo fa la palla è al centro soltanto. Adesso il Napoli ha raddoppiato con Massa, non ha ritenuto di dover interrompere in quanto la linea mi stava per essere girata da Torino. Massa ha potuto colpire al volo di sinistro con una bella girata molto spettacolare, indirizzando verso l'angolo alto alla sinistra di Fabris su un tocco di Braglia che lo aveva liberato appunto per la conclusione. E adesso in attacco il Varese, che sta perdendo, ripetiamo, per 2-0 grazie alla doppietta di Massa. Il primo gol numero 7 azzurro al 34esimo del primo tempo. Bello il cross da destra verso il nuovo arrivato, il numero 14 Buglio, ma Carmignani in uscita, con la collaborazione anche di Bruscolotti, riesce a sbrogliare la situazione, a bloccare la palla e svanisce quindi l'opportunità per la squadra di casa. Siamo al 26esimo, Napoli sempre in vantaggio per 2-0. A te Guerrini. Eccomi, al Sant'Elia c'è una novità: nel Cagliari è entrato il 13esimo Piras al posto di Quagliozzi, zoppicante per un colpo ricevuto a un piede. Per quanto riguarda le sorti dell'incontro, niente da segnalare. Cagliari e Torino sono sempre 0-0, poche le emozioni, soltanto da dire che c'è stato poco fa uno spunto abbastanza pregevole di Sala, ha compiuto una lunga corsa per tre quarti di campo e poi ha concluso con un tiro finale che Vecchi ha peraltro parato molto bene. C'è stato anche un momento di particolare favore per il giovane Graziani, 18enne esordiente in Serie A, un momento che il pubblico cagliaritano ha sottolineato con applausi. 0-0 tra Cagliari e Torino al 21esimo del secondo tempo. A voi Terni. Niente di cambiato a Terni, siamo al 26esimo, il Milan conduce sempre per 2-1, anche se adesso è la Ternana all'attacco che cerca il pareggio. Il tiro di Petrini dal limite dell'area di rigore, la bella parata di Albertosi, e adesso la palla ci sembra che sia terminata in calcio d'angolo, ma il guardialine non è di questo avviso. Al 23esimo Gorin, spostato sulla sinistra in area di rigore della Ternana, arriva su Nardin, cross al centro quasi sulla linea di porta, ma non c'è nessun compagno. La Ternana sembrava rassegnata e non riusciva a rendersi pericolosa, ma proprio un attimo fa avete sentito Petrini ha sfiorato il pareggio con un gran tiro dal limite dell'area di rigore. Il calcio d'angolo è stato effettivamente assegnato alla Ternana, è stato battuto da Donati il colpo di testa di Garritano e la parata facile per Albertosi. Al 25esimo da notare, Gorin nelle file del Milan è stato sostituito dal numero 14 Lorini. Siamo adesso al 27esimo, 2-1 per il Milan sulla Ternana. A voi Foggia. Sempre 3-0 per il Foggia sul Como al 26esimo del secondo tempo. Qualche confuso assalto del Como che il Foggia neutralizza con facilità. C'è stato proprio adesso un palo di Martini del Como, ma il risultato ovviamente non è cambiato. 3-0 per il Foggia al 27esimo della ripresa. A voi Ferrara. Immutato il risultato a Ferrara, Spal 0, Catanzaro 0 al 27esimo minuto del secondo tempo, dopo il promettente avvio nella ripresa da parte della Spal che si era letteralmente avventata nell'area degli avversari, la partita è scaduta nuovamente di tono. Non c'è altro da segnalare, a voi studio. Ecco lo studio con la situazione dagli altri campi: a Bologna, Bologna 2, Cesena 1, a San Siro, Internazionale 0, Roma 2, a Roma, Lazio 1, Ascoli 0, a Genova, Sampdoria 2, Fiorentina 2. In Serie B due punteggi cambiati: Alessandria in vantaggio, Alessandria 1, Avellino 0, a Parma il Parma pareggiato, Parma 1, Atalanta 1. In Serie C il Teramo conduce sempre sul Giulianova con punteggio variato: Teramo 2, Giulianova 1, via Torino. È il 25esimo minuto della ripresa, si è conclusa poco istante fa un'azione d'attacco. Attenzione da parte. Attenzione a Meri, ti chiedo scusa da Terni, ma non ho interrotto prima perché era in linea Bortoluzzi. Qui il risultato sembra essersi assestato: terza rete di Calloni al 28esimo su azione personale, 3-1 per il Milan. A te la linea. Fermato in questo momento Falloppa, che è scattato nettamente alle spalle della difesa juventina in posizione di fuorigioco. Negli attacchi juventini si inseriscono a turno un po' tutti quanti, cercando soprattutto ora di fare segnare Altafini. Se Altafini segnasse un gol sarebbe la 300esima rete messa a segno dal nostro campione qui nel nostro campionato. Ecco Altafini scattare dalla linea mediana del campo. Tocca il pallone con un colpo di tacco per Anastasi, che forse un po' sorpreso non riesce a recuperare il pallone. Se ne approfitta quindi Longoni per allungare la palla ancora in avanti a Savoldi, un ex anche questo, ex juventino, il quale ha passato il pallone sulla destra per il numero 4 della squadra, vale a dire per Bernardi. Si gira su se stesso, avanza ancora, ha fermato quasi la palla in attesa di individuare lo schieramento dei compagni. Passa in avanti a Vitali, che è quasi al limite. Passaggio ancora all'indietro e ancora una volta cerca di scattare in azione d'attacco la squadra vicentina. Il pallone è terminato a Savoldi, ancora sulla destra per Fontana.
La palla è stata fermata dalla difesa juventina, rilanciata ancora in avanti. Ecco Altafini che ha recuperato la palla, parte da molto lontano, scatta dalla propria metà campo, sta per varcare nel settore di destra la linea centrale del campo, la varca in questo momento, poi tocca sulla destra per Bettega. Attendiamo l'esaurirsi di questa azione. A Causio, ancora Furino e ancora Bettega, tutto sul settore di destra. Ecco che ora Bettega si sposta da destra verso il centro, attende intanto lo schieramento dei compagni e per permettere a tutti di piazzarsi passa indietro a Scirea. Quest'ultimo allarga il gioco sulla sinistra, dove il numero 2 della squadra, vale a dire Gentile, ha superato la linea centrale del campo. In avanti ancora sulla sinistra per Anastasi. Anastasi ancora indietro, tocca per Cucureddu, in possesso della palla. La Juventus, con una manovra piuttosto lenta, cerca di riportarsi nuovamente in attacco. Fermata però questa azione, mentre Anastasi stava per prendere la palla, è stato Longoni a interrompere questa azione. Riparte ancora il Vicenza, che varca la linea centrale del campo con Rigoni. Ecco Rigoni in azione d'attacco, cerca di sospingere il pallone in avanti verso Vitali, fermato irregolarmente. Calcio di punizione per il Vicenza al 26esimo, sempre 5-0 per la squadra bianconera. A Tecciotti. Gioca il 31esimo qui a Masnago la partita fra Varese e Napoli, e il Napoli si accinge a mandare anch'esso in campo il suo numero 14, si tratta di Vendrame, e vediamo ora in sostituzione di chi entrerà in campo l'ex vicentino. Mi sembra che si tratti proprio di Massa, l'autore dei due gol. Forse è un premio questo riposo anticipato per Massa, ma vediamo che Massa è andato semplicemente accanto alla propria panchina per parlamentare con Vinicio e rinfrescarsi presso il massaggiatore. Ci sembra che adesso si abbraglia, deve uscire ancora, Vendrame attende qualche decisione, viene rimandata semplicemente il suo ingresso in campo. Il Napoli sta vincendo per 2-0 con una doppietta di Massa. Il Varese cerca di fare del suo meglio per impegnare Carmignani e in qualche occasione ci riesce, ma la sua azione, l'azione di raccordo fra le punte e i centrocampisti, viene spesso ritardata da qualche palleggio in più di cui si rendono colpevoli appunto i centrocampisti. È comunque adesso in attacco Sperotto e al limite dell'area napoletana, cerca di liberarsi in dribbling di La Palma, vi riesce, parte un tiro di sinistro piuttosto fiacco che Carmignani controlla con facilità. Al 32esimo a Masnago, Napoli sempre in vantaggio sul Varese per 2-0. A te Guerrini. 27esimo al secondo tempo, in attacco il Cagliari con Quagliozzi, ma il suo cross è fermato prima da Lombardo e poi da Salvadori, tutto sfuma, il risultato quindi resta invariato, Cagliari e Torino 0-0 al 28esimo del secondo tempo. A voi Terni. È il 31esimo a Terni, dunque il Milan conduce per 3-1 sulla Ternana, è uno show personale di Calloni che ha segnato la terza rete al 28esimo con un'azione personale davvero dirompente, ha saltato un paio di avversari, di difensori, entrando in area e battendo Nardin. Al 30esimo c'è stato un tiro da lontano di Lorini, parato in due tempi dal portiere della Ternana. Dobbiamo intanto rettificare una notizia che abbiamo dato precedentemente: nel Milan non è uscito Gorin, ma è uscito Biasiolo. Siamo al 32esimo, sempre 3-1 per il Milan sulla Ternana. Voi Foggia. Anche a Foggia risultato immutato, Foggia 3-0, e siamo al 32esimo della ripresa. Il ritmo è nettamente calato anche perché è una giornata di caldo tropicale, emozioni zero in questi ultimi minuti, da annotare soltanto una parata a terra di Rigamonti su tiro di Borgo a filo d'erba alla mezz'ora. Al 33esimo sempre Foggia 3-0, a voi Ferrara. Catanzaro e Spal sono sempre 0-0 mentre si gioca il 32esimo minuto della ripresa. Nel periodo in cui non siamo stati collegati c'è stata comunque un'altra occasione per la Spal con Pezzato, entra assegnata in questo momento la Spal, un'azione da parte di Pezzato, c'è stato un liscio di un giocatore catanzarese, è entrato il centravanti e ha messo la palla a filo di rete, niente da fare per il portiere Trapani, la palla è entrata a filo di traversa e adesso conduce per 1-0 la Spal mentre siamo giunti al 32esimo minuto della ripresa. A voi studio. Qui è lo studio Beneluzzi, a Bologna, a Milano, a Roma e a Genova nulla di nuovo, a Bologna, Bologna in vantaggio sul Cesena per 2-1, a San Siro la Roma in vantaggio sull'Internazionale per 2-0, all'Olimpico Lazio in vantaggio sull'Ascoli per 1-0, a Genova situazione di parità, Sampdoria 2, Fiorentina 2. In Serie B è cambiato un punteggio, a Palermo il Novara è passato in vantaggio, Palermo 0, Novara 1. Abbiamo ancora due situazioni, la signora Renata Bertini ce le porta in questo istante, a Palermo pareggio per il Palermo, quindi questa è la situazione, Palermo 1, Novara 1. A Verona ha segnato la Reggiana anche, quindi la situazione a Verona, Verona 2, Reggiana 1. A te Ameri. Siamo alla mezz'ora di gioco, mancano 15 minuti alla conclusione dell'incontro, ma è ormai una formalità questi ultimi minuti di gioco al Comunale di Torino. La Juventus, già campione d'Italia, deve arrivare alla fine del 90esimo
Un minuto che l'Italia è bianconera e quindi mezza Italia attende ora non più con trepidazione ma con autentica gioia ed entusiasmo. Si stanno intanto infoltendo i margini del campo, le schiere dei tifosi che si preparano alla festosa invasione di fine partita che decreterà appunto il trionfo dei loro beniamini. Ecco il Vicenza che riesce a svincolarsi in difesa, cerca di portarsi in attacco, è il numero 11 Falloppa che ha ricevuto la palla e dalla sinistra la rimette prontamente verso il centro. Scatta Savoldi, pilota il pallone verso il limite dell'area avversaria, poi non si avvede che Vitali è scattato verso il centro, esce Zoff dai pali al limite dell'area, riesce a respingere e recupera ancora il pallone Gentile, lo porta in avanti, poi ha fermato improvvisamente la palla e la scambia ancora con il proprio compagno di squadra Bettega nel cerchio del centrocampo, lo scambia con Furino, un po' di melina da parte dei giocatori juventini, sta per partire Causio dalla linea centrale del campo, allunga il pallone sulla sinistra per Cucuretto che in questo momento impassa la palla, la tocca ancora indietro a Causio, ecco Causio che fa partire un passaggio sull'estremo di destra per Gentile, pallone che staziona sulla fascia centrale del campo ad opera dei giocatori della difesa del centrocampo juventino, mentre Capello sulla destra sembra partire ora in un'azione offensiva con la collaborazione di Gentile che riceve il pallone, ha fermato Gentile il pallone, poi lo tocca ancora sulla destra per Capello, scatta quindi in avanti in attesa di un eventuale passaggio di ritorno, Capello traversione sotto porta e c'è Ciaschini dai pali, riesce a recuperare il pallone dal limite del rigore e quindi lo mette in gioco sulla destra per il compagno di squadra Rigoni. A circa 14 minuti dalla conclusione della partita 5-0 il risultato del Comunale di Torino a favore della Juventus. A voi Varese. A Varese siamo 5 minuti in anticipo rispetto a Torino, mancano 9 minuti alla conclusione, il Varese batte un calcio d'angolo con Tresoldi che si accinge alla rincorsa per effettuare appunto il tiro dalla bandierina. Vendrama nel frattempo è entrato in campo non in sostituzione di Bassa o di Braglia, come era sembrato in un primo momento dal momento che i due giocatori si erano avvicinati alla panchina, ma di Clerici che era stato toccato duro al polpaccio destro e che ha lasciato il campo appunto al numero 14 Vendrame. Anche Maroso nel frattempo ha provveduto a mandare in campo un altro uomo della panchina, cioè il portiere di riserva Turchetto, in sostituzione di Fabris che si era infortunato in occasione di un intervento compiuto sui piedi di Massa. Siamo giunti a 8 minuti dalla conclusione, sempre 2-0 in favore del Napoli. La situazione a te Guerrini. Al 33esimo del secondo tempo Cagliari-Torino sempre 0-0, si è fatto più attivo il Cagliari in questi ultimi minuti, ha attaccato con una certa insistenza ma senza risultati pratici, il Torino sembra aver rallentato il ritmo della sua azione, ora ancora in avanti il Cagliari, c'è un cross di testa a Pilas il 13esimo, poi ancora un contrasto tra Gori e un difensore torinese, i cagliaritani reclamano il rigore per un presunto fallo di mano di un difensore torinese, niente di fatto, Cagliari-Torino 0-0, 33esimo al secondo tempo, a voi Terni. È il 37esimo a Terni, niente di particolare, sempre in vantaggio il Milan per 3-1 sulla Ternana, da segnalare soltanto la melina dei rossoneri con la Ternana ormai rassegnata e Albertosi che per guardare meglio esce addirittura dall'area di rigore. Siamo al 37esimo, 3-1 del Milan sulla Ternana, a voi Foggia. A 8 minuti dalla fine nulla di cambiato, 3-0 del Foggia sul Como, nulla di cambiato anche per merito del portiere del Como Rigamonti che ha intercettato una palla di Bresciani lanciato in lungo solitario contropiede, ammonito Borgo per comportamento scorretto verso un avversario, una traversa del Como con Martini, lo stesso che poco fa ha colpito un palo, 3-0 dunque per il Foggia sul Como, siamo giunti al 38esimo, a voi Ferrara. Attenzione per cortesia Ferrara, sì, ecco, grazie. La SPAL conduce per 1-0 sul Catanzaro a 9 minuti dalla conclusione, il gol come vi abbiamo detto poco fa è stato realizzato al 33esimo da Pezzato, Pezzato ha ricevuto un traversone dalla destra da parte del centravanti Pelliccia e ha mandato la palla ad infilarsi a filo di traversa, 8 minuti alla conclusione, SPAL 1 Catanzaro 0 a voi studio. E qui allo studio a Bologna il punteggio è cambiato, naturalmente sempre in favore del Bologna, il Bologna conduce sul Cesena per 3-1, la terza rete al 29esimo segnato da Colomba di testa su passaggio di Maselli. A Roma Lazio 1 Ascoli 0, a Genova risultato è cambiato, la Fiorentina in vantaggio al 28esimo per la Fiorentina ha segnato Caso, la situazione è dunque la seguente, Sampdoria 2 Fiorentina 3. A San Siro ci comunica Pepe Viola al 33esimo, la partita è stata sospesa temporaneamente, ci pare per invasione di campo, vorrei però sentire i particolari, chiamo appunto in linea San Siro, via Viola. Sì, infatti, proprio come hai detto tu Bortoluzzi, la partita è temporaneamente sospesa per una pacifica invasione di campo, parte del pubblico ha scavalcato l'inferriata, si era posta ai bordi del campo, poi uno spettatore, due, tre, quattro e piano piano un centinaio di spettatori hanno fatto il loro ingresso, ripeto, festoso in campo.
campo. Molti giocatori hanno lasciato il terreno di gioco, non così l'arbitro Pieri, che è rimasto al suo posto, infatti ha fatto rientrare gli assenti e ora si appresta a far riprendere la partita, che è sospesa da 8 minuti. Il risultato è sempre in favore della Roma per 2-0, grazie ai gol messi a segno nel primo tempo, al quinto da Morini, al quindicesimo da De Sisti. Invasione quindi rientrata, c'è ancora parte del pubblico sul terreno di gioco ai lati del campo, ma abbiamo l'impressione che Pieri farà riprendere il gioco tra qualche istante. A te Bortoluzzi. Va bene Pepe Viola, allora io ti pregherei, resta pure al tuo posto microfonico, entrerai sempre in linea dopo lo studio centrale. Voglio ancora aggiungere, in Serie B è cambiato un punteggio ad Arezzo, Arezzo 2, Brescia 1, riguardo comunque il quadro: Alessandria 1, Avellino 0, Arezzo 2, Brescia 1, Palermo 1, Novara 1, Parma 1, Atalanta 1, Perugia 1, Genoa 2, Pescara 0, Brindisi 1, Taranto 0, San Benedettese 0, Verona 2, Reggiana 1. In Serie C Teramo 2, Giulianova 1, Benevento 1, Catania 1, via Torino. Scusa Meri, qui è Foggia, a Foggia il punteggio è cambiato, ha segnato il Como a 8 minuti dalla fine con Pozzato su cross di Correnti. Foggia 3, Como 1, dunque siamo ora al 39esimo, a te la linea. Bene, ultimi 9 minuti dell'incontro del Comunale di Torino, sempre 5 sono le reti di vantaggio della Juventus, scende in questo momento sulla destra ancora Rigoni che impossessa la palla, cerca di scambiare verso il centro con Vitali, in lotta perenne con Morini che non lascia un istante, Vitali impossessa la palla, Livide cerca di scambiarla con Savoldi, poi anche con Faloppa e con Fontana. Ecco il giocatore che ha ricevuto la palla, si tratta di Faloppa, il quale la scambia ancora con il compagno di squadra Savoldi, che cerca di far filtrare il pallone fra le gambe di Gentile, non vi riesce, recupera alle spalle di Gentile Cucuretto, pallone in avanti verso Causio che avanza verso la linea centrale del campo, supera in questo momento la linea mediana, conduce la palla verso l'area avversaria, lo segue nell'azione sulla destra Altafini, Causio finta, poi sta per entrare in aria, è un po' sgambettato alle spalle, sta per perdere la palla, la mantiene comunque ancora in gioco, si volta, finta un cross verso il centro, lo effetti in questo momento, Altafini tenta una rovesciata, si butta Berni con un colpo di testa, sospinge la palla fuori area, la recupera Savoldi e la scambia ancora sulla sinistra con il compagno di squadra Bernardis, che avanza verso la centrale del campo, poi rimette il pallone in diagonale verso destra dove ancora Falloppa a riportare la palla verso Savoldi, da Savoldi ancora sull'estremo settore destro per Rigoni che è già nella metà campo della Juventus, ancora un passaggio in avanti a Savoldi che perde la palla, la recupera, si volta, anzi è il numero 11 Falloppa in possesso della palla, tocca il pallone ancora sulla destra per Vitali, in lotta con Scirea, supera anche Morini, entra in aria, cerca di liberarsi di un altro giocatore ma all'ultimo momento preciso Capello gli toglie la palla, la porta fuori aria, inizia un'altra azione d'attacco per conto della Juventus, a 7 minuti dalla conclusione della partita col Comunale di Torino 5-0 per la Juventus. A voi Varese. A Varese mancano soltanto 3 minuti alla conclusione, immutata la situazione con il Napoli sempre in vantaggio sul Varese per 2-0 grazie alle reti messe a segno al 34esimo del primo tempo da Massa e al 24esimo ancora dal numero 7 della squadra di Vinicio, al 24esimo della ripresa. In attacco adesso il Varese con il numero 14 Buglio spostato nella posizione di alla sinistra, deve retrocedere per cedere la palla a Marini quasi al limite dell'area napoletana, scambio adesso con Di Sperotto, tiro di Sperotto molto bello effettuato di collo destro ma la mira è alta e la palla termina sopra una traversa di Carmignani, a 2 minuti dalla conclusione a Masnago, Napoli sempre in vantaggio per 2-0 sul Varese. A Teguerrini. Al 38esimo del secondo tempo dobbiamo dire che il gioco qui al Sant'Elia è fermo, Castellini purtroppo ha dovuto lasciare il campo, non sappiamo se temporaneamente o potrà riprendere il suo posto, comunque è stato colpito il portiere del Torino da Piras in un'azione di gioco, c'era stato un lancio da tre quarti di campo e era scattato Gori, aveva colpito la palla, era entrato molto bene Castellini in tuffo e sembrava che non dovesse trattenere la palla e per questo è entrato a sua volta in velocità Piras e nel tentativo di colpire il pallone ha colpito purtroppo Castellini, il quale ora è a terra dolorante. Il cambio avviene, quindi entra il 12esimo del Torino Manfredi. Castellini non può riprendere il suo posto, speriamo che non si tratti di niente di grave, vediamo comunque i barellieri che giungono ai bordi del campo per portare via il bravo Castellini, quindi si riprenderà con Manfredi tra i pali del Torino. Il gioco è ancora fermo, intanto do la linea a Terni, mentre qui a Cagliari siamo sempre 0-0, a voi Terni. A Terni mancano 2 minuti al termine della partita che non ha proprio più nulla da dire, il Milan conduce sempre per 3-1 sulla Ternana, alla quale Ternana ha avuto un'occasione al 40esimo ma l'ha sprecata. Adesso c'è un tiro in corsa di Gorin con Nardin che riesce a ribattere sull'esterno della rete, c'è calcio d'angolo per il Milan e lo va a battere Chiaruggi. Vi dicevo, al 40esimo la Ternana ha avuto un'occasione con Valà che aveva una palla buona, entrava in area ma se la faceva poi soffiare da Sabadini. Manca adesso soltanto un minuto alla fine della partita, 3-1 del Milan sulla Ternana, a voi Foggia.
Sempre 3-1 per il Foggia al 43esimo, il Como tenterebbe l'impossibile per raddrizzare un punteggio che lo condanna ormai nettamente, ma non ne ha la forza, fa troppo caldo e tutte le energie da spendere sono state spese. 3-1 per il Foggia, a meno di 2 minuti dalla fine, a voi Ferrara. A 3 minuti dalla conclusione la Spal è sempre in vantaggio per 1-0 sul Catanzaro, subito il gol e il Catanzaro ha tentato in ogni maniera di riequilibrare il risultato, ma fino a questo momento dobbiamo dire non è riuscita mai ad impensierire seriamente il portiere Grosso. Nient'altro da segnalare a voi studio. Bene, qui allo studio Bologna è cambiato ancora il punteggio, ma sempre in favore del Bologna. Bologna 3, Cesena 2 al 36esimo, la seconda rete per il Cesena è stata segnata da Rognoni su calcio di punizione. All'Olimpico Lazio 1, Ascoli 0, a Genova al 36esimo, Sampdoria 2, Fiorentina 4. 36esimo appunto, la quarta rete per la Fiorentina realizzata da Saltutti su cross di Caso. A San Siro chiamo Peppe Viola per sentire qualche cosa in merito all'invasione di campo. Grazie, via San Siro. Sì, la partita è ripresa dopo un quarto d'ora di sospensione, ripresa da un minuto circa, il risultato naturalmente è mutato, sempre la Roma in vantaggio per 2-0. Gli intrusi, chiamiamoli così, hanno lasciato il campo attraverso il sottopassaggio solitamente riservato ai giocatori. Ripeto, si tratta di una invasione festosa, non so bene cosa ci sia da festeggiare per questa nuova battuta d'arresto dell'Inter, comunque nessuna intenzione cattiva da Pronto, parte Viola? Degli spettatori. Scusami, qui è Terni, risultato finale Milan batte Ternana 3-1, non sappiamo nemmeno noi che cosa ci sia da festeggiare, ma anche qui c'è un'invasione pacifica di campo. A te la linea. Scusa Viola, è ancora Foggia, ha segnato ancora il Como, siamo al 44esimo del secondo tempo. Foggia 3, Como 2 per una rete di Garbarini segnata qualche istante fa, e ti ripasso la linea. E da San Siro la linea allo studio centrale. Va bene, Viola resta sempre in linea. Rileggo ancora il quadro della Serie B: Alessandria 1, Avellino 0, Arezzo 2, Brescia 1, Palermo 1, Novara 1, Parma 1, Atalanta 1, Perugia 1, Genoa 2, Pescara 0, Brindisi 1, Taranto 0, San Benedettese 0, Verona 2, Reggiana 1, in Serie C Teramo 2, Giulianova 1, Benevento 1, Catania 1, Ameri, sino al termine. Grazie, via Torino. Sì, d'accordo Bortoluzzi, ecco che mancano gli ultimi 3 minuti al limite. Scusa Mary, ti interrompo per dare il finale di Varese. Il Napoli ha battuto il Varese per 2-0, a te la linea. Bene, una vittoria dobbiamo dire inutile, quella del Napoli ovviamente. Il Napoli è ragato a un'eventuale sorpresa della Vicenza qui al Comunale di Torino. Invece la Juventus sta addirittura massacrando, si può dire, la squadra vicentina. 5 sono le reti che sono entrate alle spalle dell'estremo difensore, prima Sulfuro, ora Ciaschini. Ecco in questo momento la Juventus che cerca di contrastare l'azione che viene condotta dal numero 2 De Petri verso l'area avversaria. Ecco ancora un passaggio a Falloppa, il giocatore sulla posizione di mezzo sinistro, va a partire un tiro che si perde quindi verso il fondo. Ormai il pubblico si è portato ai margini del campo per destinazione in attesa di poter entrare sul terreno di gioco. Un corridoio di carabinieri è stato formato, quasi un prolungamento della rete di protezione dell'ingresso degli spogliatoi. Ovviamente i giocatori bianconeri cercano di sfuggire a questo abbraccio appassionato del loro pubblico. Ecco intanto che Altafini porta il pallone verso la linea centrale del campo. Sono le 17:50, il pubblico sta per entrare sul terreno di gioco, ma il gioco ancora non è finito. Vediamo che l'arbitro Michelotti sta controllando il tempo che deve ora far recuperare ai giocatori, e quindi anche dovrà far allontanare il pubblico dal campo prima di dar via ancora al proseguimento della partita. C'è stato un errore da parte del pubblico che era impaziente e attendeva di poter invadere il campo, sta abbracciando ancora i giocatori, mentre il pubblico, quello che è rimasto ordinato sulle gradinate, sta gridando fuori agli invasori del terreno di gioco. Si stanno allontanando quindi con molta fretta ora i tifosi, hanno capito il loro errore, non c'è bisogno nemmeno dell'intervento della forza pubblica. Ecco che i tifosi si stanno allontanando dal campo. Ricordiamo, il pubblico è entrato di sul terreno di gioco, credeva la partita fosse finita, e questa è una cosa che succede molto spesso al termine di tutti i campionati. Successe addirittura l'anno scorso quando la Lazio conquistò il suo titolo, ci fu un errore, il pubblico invase il terreno di gioco proprio con un anticipo di circa 5 minuti. Ora sono usciti ancora i tifosi, alcuni giocatori sono rimasti sul terreno di gioco distesi per terra cercando di riposare, di approfittare dell'occasione per riposare un po'. Una signora ha dato un bacio ad Anastasi, poi si è allontanata, portata via dal marito, raggiante ed entusiasta per il bacio che è riuscito a dare al giocatore capitano della squadra juventina. Ecco ancora Anastasi che resta vicino all'arbitro Michelotti. Il pubblico ha abbandonato il terreno di gioco, si fa cenno ai giocatori che si può continuare a giocare. Intanto i fotografi prendono posizione, vanno nei punti strategici del campo. Il cordone che è stato formato dai carabinieri a protezione dell'entrata dei spogliatoi credo che non resisterà a lungo. Ecco intanto l'arbitro Michelotti che sta controllando
che tutto sia in ordine. Intanto c'erano stati già dei giocatori che si erano tolti le maglie, vediamo che è rimasto senza maglia Causio, e quindi adesso si dovrà provvedere ovviamente a sostituire la maglia che Causio molto probabilmente ha regalato con un certo anticipo ai tifosi che erano entrati sul terreno di gioco. Ecco che ancora i tifosi sono sempre intorno al terreno, nessuno è più sul campo. Intanto i giocatori che avevano scambiato le maglie hanno ripreso rapidamente le rispettive casacche, le hanno indossate. Ecco Morini che si porta ai margini del campo, vediamo un po' per fare cosa, forse per chiedere a qualche tifoso la restituzione della maglia di Causio, che gira sconsolato in canottiera per il campo a braccia aperte dicendo ma io non ne ho colpa. Ancora Causio alla ricerca della sua maglia, intanto vediamo che Bettega corre verso il pubblico cercando di far capire agli altri di allontanarsi in parte dal campo e anche di restituire forse la maglia a Causio. Accorrono ancora i carabinieri, gioco fermo qui al Comunale di Torino, ma naturalmente noi terremo ancora la linea. È festa per il pubblico juventino, è festa, ripetiamo, per mezza Italia che attendeva con trepidazione, ma ora con gioia e con entusiasmo, soprattutto dopo che il punteggio della Juventus ha acquistato, e via col passare dei minuti del primo tempo, un punteggio così vistoso. Ecco ancora i giocatori che sono rimasti sul terreno di gioco, vediamo che di giocatori juventini però ce ne sono di meno. Controlliamo un po' il numero di giocatori, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ci sembrano che siano i giocatori del Vicenza, e appena 4 o 5 i giocatori juventini che molto probabilmente ci sono portati rapidamente già negli spogliatoi e ora dovranno però ritornare sul terreno di gioco. Così ci sembra di potervi dire mentre attendiamo che la partita possa riprendere. Intanto l'arbitro Michelotti sta controllando che tutto sia regolare. Ecco che finalmente Parola sopraggiunge sul terreno di gioco, dà una maglia a Causio. Ecco che Causio restituisce una maglia che era stata data evidentemente al giocatore, ma con un numero non suo. Ecco Causio che può indossare un'altra volta la maglia. Vengono chiamati rapidamente agli spogliatoi anche i giocatori juventini che rapidamente si erano allontanati e ritorna sul terreno di gioco con Capello in testa. Ecco che quindi forse lo schieramento è stato completato e quindi si può ricominciare a giocare. Forse mancavano due minuti alla conclusione dell'incontro, sarà l'arbitro Michelotti a rimettere la palla in gioco, ed ecco il direttore di gara che sta controllando continuamente il proprio cronometro, che si porta nel cerchio del centrocampo, e quindi fra Bettega e un altro giocatore esattamente con Faloppa si appresta a rimettere il pallone in gioco. Vicino anche Vitali e Fontana che ha toccato la palla, ma è Bettega che l'ha riconquistata. Ecco Bettega che si porta un po' all'indietro verso le proprie retrovie, è inseguito da Savoldi, ma Bettega non serve ancora al passo della palla, poi la lancia all'indietro direttamente al portiere Zoff che esce dai pali e recupera il pallone e si appresta ad effettuare il rinvio del portiere bianconero con parabola altissima oltre la linea centrale del campo. Ecco che Perego attende che la palla gli rimbalzi davanti, poi la insegue mentre la stessa palla termina verso le braccia del portiere Ciaschini, che ricordiamo nel secondo tempo scusa Meri dal Sant'Elia finale Cagliari Torino 0-0, a te Meri. Ha sostituito il portiere Sulfaro. Intanto il gioco continua, ecco ancora un allungo da parte di Savoldi in avanti nel settore controllato da Longone, che si porta in questo momento in attacco il Vicenza alla ricerca del gol della bandiera, e Zoff in questo momento si esibisce in una bellissima parata. Intanto vediamo che il portiere Zoff gioca col maglione letteralmente strappato, sembra un combattente della guerra di secessione che abbia forse anche attaccato dagli indiani. Ha deviato il pallone. Scusa Meri, qui è Foggia, do il risultato finale. Foggia batte Como 3-2, a te la linea. È riuscito a deviare il pallone in calcio d'angolo, viene battuto in questo momento il calcio d'angolo per il Vicenza, ha fermato il pallone un giocatore juventino, ci sembra addirittura Anastasi, arretrato ridosso del palo di destra della propria rete, e poi il pallone colpito ancora un giocatore juventino e terminato sul fondo. Ecco Causi in possesso della palla, la tocca sulla sinistra ancora per Morini ancora verso il centro, a Causi ancora a Gentile che si sposta un po' sulla destra, la tocca ancora verso sinistra per Morini. La Juventus non supera la linea centrale del campo, si mantiene prudentemente a ridosso dell'uscita degli spogliatoi, evidentemente in attesa del fischio finale dell'arbitro. Mancano circa, pensiamo, 35 secondi alla conclusione della partita. Ricordiamo che la Juventus conduce l'incontro per 5-0 e che pochi istanti fa, quasi in chiusura, dobbiamo pensare, dell'incontro, non abbiamo tenuto conto dei minuti in cui la partita è stata sospesa per invasione pacifica della folla, ripetiamo, è stato un intervento di Zoff a salvare un'azione piuttosto pericolosa da parte della squadra vicentina. Ancora la Juventus che manovra nella propria metà campo, ricordiamo, proprio per tenersi vicinissima all'uscita degli spogliatoi, o se volete all'entrata degli spogliatoi. Ecco Anastasi al limite dell'area di rigore che porta il pallone per qualche istante in avanti, lo tocca ancora sulla destra per Bettega che finalmente si distende un po' d'attacco, ma si ferma insieme con Causio. Ecco un passaggio di Causio verso il centro per Altafini, un intervento da parte dei centrocampisti della squadra vicentina, esattamente di Fontana, che allunga il pallone ancora sulla sinistra dove si muove in questo momento Bernardis, che porta il pallone in avanti, lo tocca sulla sinistra ancora per Falloppa. Ecco Falloppa che si spinge verso il fondo vicino alla bandiera, calcio d'angolo, cross sotto porta, intervento di Vitali ma di testa Scirea respinto e recupera ancora il terzino, scocca un tiro al limite. È stata decretata la fine dell'incontro, sono le 17
e 56 minuti del 18 maggio 1975 la Juventus conquista il suo 16° scudetto e come squadra più scudettata d'Italia aumenta quindi il suo vantaggio sulle inseguitrici. Lo spettacolo di sempre, lo spettacolo di ogni fine campionato si ripete puntualmente con lo stesso entusiasmo, con lo stesso rituale, con la stessa gioia spensierata dei tifosi che bandiere bianconere al vento hanno invaso il terreno di gioco a caccia di maglie e di autografi e stringono ora in un caldo abbraccio i loro beniamini. Si conclude così un campionato che sotto il profilo tecnico è stato forse piuttosto mediocre, ma dove è mancato il gioco, lo spettacolo è sopraggiunto l'imprevisto a creare con alcuni risultati non attesi un'atmosfera di suspense che si è dissolta soltanto questa sera, anche se la vittoria juventina appariva ai più come un fatto scontato. Scudetto alla Juventus, uno splendido secondo posto alla squadra che forse ha mancato quest'anno un grande traguardo, il Napoli, e un altrettanto splendido terzo posto alla Roma che si attende ora alla prova del prossimo campionato. Mi sembra che in questo senso la classifica sia più che giusta. La Juventus è stata senza dubbio il miglior complesso del torneo, si è battuta su due fronti, campionato e coppa, non è stata fortunata nel torneo europeo, ma abbiamo visto anche la forza e la consistenza del Twente, mentre nel torneo nazionale ha avuto modo di emergere dimostrando di non avere avversari. Altafini è stato l'uomo chiave di partite determinanti, ma tutta la Juve, ricordiamolo, merita il plauso, l'abbraccio e l'applauso dei suoi tifosi che ora a centrocampo, su tutto il campo del Comunale di Torino, stanno dimostrando la loro felicità. Ricordiamo che l'incontro con Vicenza si è concluso la vittoria juventina per 5-0. Le reti sono state segnate nel primo tempo al 7° da Damiani, al 27° da Bettega, al 36° da Rastasi e al 38° ancora da Damiani. Cocureto ha portato a 5 le reti juventine all'11° della ripresa. Altafini ha sostituito al 9° del secondo tempo il numero 7 Damiani. Il nostro collegamento al Comunale di Torino è terminato, a te Bortoluzzi. Prima di collegarci con gli altri campi di gioco, la Stock vi ricorda i suoi famosi brandy. Stock 84, Royal Stock, Stock Original. Tre eccellenti interpretazioni di una lunga tradizione. Dallo studio centrale tre risultati finali: a Bologna, Bologna batte Cesena 3-2, a Roma Lazio batte Ascoli 1-0, a Genova Fiorentina batte Sampdoria 4-3. Per la Sampdoria la terza rete al 40° è stata segnata da Repetto. Sentiamo un attimo San Siro. Sì, mancano ormai pochi minuti alla conclusione, c'era un attacco dell'Inter, colpo di testa mancato da Guida, palla a Bertini che promuove una nuova incursione interista. Il risultato naturalmente è sempre favorevole alla Roma per 2-0, a te Bortoluzzi. Bene, grazie San Siro, resta sempre in linea. Allora facciamo ora la panoramica per le brevissime cronache. Ricordo ai colleghi, abbiamo soltanto 4 minuti a disposizione, via Sandro Ciotti da Varese. A Varese l'incontro si è concluso con la vittoria per 2-0 del Napoli e a costo di sembrare eccessivamente originali riferiamo che anche qui c'è stata una pacifica invasione del terreno che per gli invasori tuttavia si è conclusa con un bottino piuttosto magro. I giocatori del Varese e quelli del Napoli non hanno voluto separarsi a nessun costo dalle proprie maglie. L'unico colpo di mano andato a segno è stato quello effettuato da un ragazzo che molto realisticamente ha puntato come uno squalo sul pallone, se ne è impossessato e quindi si è involato con la sua preda. Il Napoli ha brillantemente avallato il suo diritto. Scusa Ciotti, da San Siro il risultato finale, Roma batte Internazionale 2-0 a Tella Linea. Benissimo, 2-0 allora a San Siro per la Roma. Il Napoli, stavamo dicendo, ha brillantemente avallato il suo diritto alla Piazza d'Onore, imponendosi con una doppietta di massa, andato in gol al 34° del primo tempo e al 24° della ripresa, in entrambe le occasioni colpendo di sinistro e in entrambe le occasioni sfruttando iniziative di Braglia. Nonostante la situazione di classifica chiaramente delineata per entrambe le formazioni e nonostante il caldo esploso proprio in quest'ultima giornata del torneo, Napoli e Varese si sono battuti con impegno rigoroso e sostanziale correttezza, dando vita ad una partita che ha avuto scorci tecnicamente degni e le cui azioni sono state spesso confortate da sufficiente velocità di esecuzione. Per quanto riguarda i vincitori, Burnic, La Palma, Esposito, Massa e Braglia ci sono sembrati più efficaci, mentre fra i varesini gli elementi meglio disposti vanno ricercati fra i difensori. Entrambi i tecnici hanno fatto ricorso alla panchina, Maroso per sostituire nella ripresa prima libera con Buglio e quindi il portiere Fabris e con il portiere di riserva Turchetto, mentre invece Vendrame è entrato per il Napoli al posto di Clerici, arbitrato Lattanzi, Riccardo Lattanzi davanti a Spalti Cremiti e in una giornata decisamente afosa. Vi ricordiamo ancora il risultato finale, Napoli batte Varese 2-0, a te Guerrini. Attenzione Cagliari, un attimo, si introduce allo studio, vorrei ricordare ai colleghi Guerrini, Ferretti, Foglianese e Luzzi che fra 2 minuti e mezzo circa va a cominciare la seconda parte di Domenica Sport sul secondo programma. Prego, quindi interventi flash, via Guerrini. Bene, sarò brevissimo, non è stato un bel commiato quello del Cagliari e del Torino che hanno dato vita ad una partita non esaltante, forse a causa della loro classifica ormai decisa e forse anche per il caldo, c'è stato scarso ritmo, manovra quasi sempre a centrocampo e poche conclusioni e i portieri sono stati scarsamente impegnati. C'è da dire che proprio in una di queste azioni Castellini nel finale dell'incontro a 7 minuti dalla conclusione si è infortunato, è stato colpito al capo da Piras ed ha dovuto lasciare il campo in barella, comunque dagli spogliatoi ci hanno informato
informato che le sue condizioni non sono gravi, non si è trattato di infortunio grave, soltanto una contusione. La partita, come già detto, è stata scadente, non sono piaciute le due squadre, non è piaciuto neanche l'arbitro, molto criticato dal pubblico. 0-0 il risultato finale, del resto abbastanza giusto. A voi Terni. Milan batte Ternana 3-1, la Ternana è passata in vantaggio nel primo tempo al 33esimo su calcio di rigore di Benatti, poi ricordiamo i tre gol di Calloni nel secondo tempo che infine sono stati gli sprazzi unici di questa partita, al 13esimo su calcio di punizione dal limite con palla all'incrocio dei pali, al 15esimo un diagonale raso terra appena in area sulla sinistra, al 28esimo un'azione personale saltando due difensori. Siccome ci è stato chiesto un intervento flash, ci fermiamo qui ricordando soltanto le espulsioni di Bigon e Panizza e segnalando anche la simpatica invasione di campo effettuata dai tifosi nonostante la retrocessione della Ternana, segno evidente che hanno capito che il calcio non è importante più di tanto. A voi Foggia. A Foggia, Foggia batte Como 3-2, le reti nel primo tempo al 28esimo in Selvini, al 44esimo Bresciani, al 18esimo Lorenzetti nel secondo tempo, tutte per il Foggia, al 37esimo e al 44esimo per il Como, Pozzato e Garbarini. Dopo tre gol del Foggia, vantaggio dei meno intaccabili, il Como ha rimesso un po' in discussione il risultato nel finale con due reti di Pozzato e Garbarini, come vi dicevamo, nel giro di 7 minuti, dirò che a tanto è riuscito proprio nella fase più stanca dell'incontro, quando cioè il caldo aveva imposto la sua legge, togliendo lucidità ai centrocampisti e slancio alle punte. Aspettavamo tuttavia di vedere qui a Foggia un Como più efficiente, non lo abbiamo visto. Ricordo il risultato: Foggia batte Como 3-2. A voi Ferrara. A Ferrara Spal batte Catanzaro 1-0. Il gol lo ha segnato Pezzato ed è arrivato quasi all'improvviso al 33esimo, quando sembrava che le due squadre si contentassero ormai dello 0-0. Ma anche il tempo, non aggiungo altro. A te Bortoluzzi. Va bene, grazie Luzzi. Bene così. Ricordo per la Serie A la classifica finale: Juventus 43 punti. La Juventus è campione d'Italia per la 16ª volta. Al secondo posto il Napoli con 41. Terza la Roma 39. Quindi Lazio 37, Milan 36, Torino 35. Retrocedono in Serie B Lanerossi Vicenza, Ternana e Varese. Veniamo alla classifica dei marcatori per le prime posizioni: Pulici del Torino 18 reti, segue Savoldi del Bologna con 16, quindi con 14 reti Chinaglia della Lazio, Clerici del Napoli e Prati della Roma. Veniamo ai finali della Serie B: Alessandria batte Avellino 1-0, Arezzo batte Brescia 2-1, Foggia batte Como 3-2, Palermo e Novara 1-1, a Parma Atalanta batte Parma 2-1, a Perugia Genoa batte Perugia 2-1, a Pescara Brindisi batte Pescara 1-0, Spal batte Catanzaro 1-0, Taranto e San Benedettese 0-0, Verona batte Reggiana 2-1. Per le prime posizioni classifica: Perugia 44 punti, Verona 41, Catanzaro 39, Como e Palermo 38, Genoa 35, Foggia 34 punti. Due risultati finali della Serie C: Teramo batte Giulianova 2-1, Benevento e Catania 1-1 per la partita internazionale Roma. Naturalmente Peppe Viola verrà in onda nel corso di Domenica Sport. Ricordo comunque il risultato e Viola in ascolto me lo può confermare: Roma batte Internazionale 2-0, è così San Siro? Va bene, Viola non risponde, non ha importanza, lo sentirete in Domenica Sport. Dunque tutto il calcio ha concluso la serie delle sue trasmissioni. Desideriamo porgervi, ascoltatori, un sentito grazie a nome di tutti i nostri colleghi per la cortese attenzione che ci avete rivolta. Un grazie anche ci sia consentito a coloro che hanno collaborato alla migliore riuscita della trasmissione: ai colleghi in studio Arnaldo Verri, Ivo Fineschi, Bruno Cirillo, alla segretaria Renata Bertini, ai corrispondenti, ai supervisori, ai tecnici dell'azienda di Stato Servizi Telefonici, ai tecnici della SIP, agli operatori dei centralini RAI che con tanta attenzione hanno svolto il loro impegno. Grazie di vero cuore. Tutto il calcio riprenderà le trasmissioni con la prossima stagione e precisamente domenica 5 ottobre. Abbiamo veramente concluso. Ai cortesi ascoltatori la più cordiale buonasera. Abbiamo trasmesso tutto il calcio minuto per minuto. Hanno preso parte alla trasmissione i radiocronisti Enrico Ameri da Torino, Sandro Ciotti da Varese, Claudio Ferretti da Terni, Mario Guerrini da Cagliari, Ezio Luzzi da Ferrara, Enzo Foglianese da Foggia, Giuseppe Viola da San Siro. Dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi, in redazione Arnaldo Verri e Ivo Fineschi. Dalla Stock dei Trieste un cordiale ringraziamento per l'ascolto. Se la squadra del vostro cuore ha vinto, allora Stock. Sì, quando vincono i migliori ci vuole Stock. Se non ha vinto, Stock la pensa come voi. Forse l'anno prossimo andrà meglio. E per dire arrivederci al campionato, Giulia, la grappa di carattere.